Vive di qua, vive di là, il mondo ne è pieno. Anzitutto un inchino per Sofia Loren, quella ragazza spontanea e modesta che tutti conosciamo. È andata a Madrid per interpretare un colosso assiro, romano, babilonese o qualcosa del genere. L'hanno subito raggiunta per consegnarle un'altra statuina. Il referendum Gori Amica l'ha consacrata la donna italiana più elegante del 63. Rita Pavone invece si mangia le unghie in attesa di ricevere il suo primo premio. Le è stato assegnato il disco d'oro. Ha con sé la mamma, i parenti, gli amici di Torino. Già il mondo la perseguita con le maldicenze. Ci credereste? Dicono che ha fatto la fine di Mina. Il suo maestro è Teddy Reno. Rita lo ascolta con il dovuto rispetto e ascolta noi con una certa preoccupazione. Da quando è diventata famosa la sua vita è cambiata? No, dormo soltanto di meno. Pensa che il successo che ha ottenuto durerà? Beh, me lo auguro, il pubblico mi ha dimostrato di volermi tanto bene. Io spero che non mi mollerà subito. Se la sua fama dovesse finire oggi di colpo, che cosa rimpiangerebbe di più? Niente, mi accontenterei di quello che ho avuto. Con le ragazzine non si dovrebbe parlare di certe cose, ma la maldicenza è parente stretta del successo. Lei sa che alludiamo. Sì, ho avuto anche della cattiveria. E Teddy Reno, che ne dice del maligno accostamento fra Mina e Rita? Ma io penso che il successo vertiginoso di Rita Pavone sia come una bella fiaba, no? E avrete notato che nelle belle fiabe ci sono gli spiriti buoni, ci sono le fate, ma purtroppo ci sono anche le streghe. Le streghe che però fanno una brutta fine di solito. E così la fiaba finisce bene. Rischia di finire male, invece per questi fotografi, per questi poveri forzati dell'obiettivo costretti ad esercizi di ogni genere per fotografare lei, la diva tout court. L'aspettano davanti al portone. La sorvegliano arrampicati sui tetti a rischio di rompersi l'osso del collo. Una domanda superflua, che cosa sta facendo quassù? Che cosa sta facendo? Lo vedi, stiamo riprendendo Brigitte Bardot. È da molto che fa questa vita da gatto. Veramente sono 2 giorni. Soltanto la notte non si può rimanere perché è buio. Il giorno stiamo qui aspettando di poter fare qualche cosa. È riuscito almeno a fotografare qualcosa? Beh, così, le finestre, le tende, i vasi di fiori. Perché è più difficile fare lei che un capo di Stato, lei ancora non lo sa questo. E la caccia continua, spietata, senza un attimo di sosta. Lei è l'autista della Bardot? Eh? Assista. Sì, sì, sì. Ma pensa che uscirà oggi? Non credo, guardi. E come mai? Non posso dirgli nulla, guardi. Perché non può dire nulla? Ma niente. Aie, dai. Succede sempre così, dovunque vada. Lei finge di avere in uggia le fotografie e raggiunge il suo scopo. Mobilita tutti i fotografi della città, mette in agitazione i rotocalchi. È un sistema come un altro per farsi della pubblicità. Un sistema che le riesce perché gli altri, i gonzi, non lo hanno ancora capito. Arriva persino a pretendere una guardia del corpo che vigila dai tetti sulla sua incolumità. Eccola, è lei, laggiù, la diva, all'assalto dunque, e lasciate che il portiere protesti. Per favore, non c'è secondà. Parliamo con la guardia. Ma no, signore, io sono il portiere e non posso mandare su nessuno. Ecco. Ma un attimo solo. No, addio, io dico che non ci può andare su, ma perché mi fa prendere strillato a me? Qui, scusate, dobbiamo eliminare la colonna sonora. I pretoriani, anche i pretoriani di una diva, usano parole che sarebbero definite volgari perfino in un corpo di guardia. La rispettosa domanda di essere ammessi all'augusto cospetto della diva è respinta energicamente. Via, tornate in strada e aspettate, aspettate e finalmente vedrete per un attimo uscire Brigitte Bardot, la diva che non fa dormire i fotografi. La diva per la quale è stato preso in affitto a Roma un intero palazzo. La diva che si fa intervistare solo previa presentazione di una regolare domanda. Esce per prendere una boccata d'aria. La turba dei fotografi la insegue per tutta Roma. La gente nemmeno si volta. Il giorno dopo, Brigitte ci ha inviato un bel foglio rosa scritto a macchina per invitarci ad una conferenza stampa. Grazie, molto gentile. Possiamo farne a meno.